Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibile. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo... Oddio, papà, non hai idea di cosa mi è successo! Allora, ero in camera mia... poco fa, no? Okay. E praticamente ho scritto un'idea originalissima, infatti ho tutte le mani cerottate, non so se vedete, gente, perché ho usato troppo la penna, ma insomma è un... Quindi sei spremuto proprio il cervello, esatto, l'idea originale. Un capolavoro! Vai! Allora, praticamente c'è gli uomini, okay, quindi la nostra razza, che inventa un AI, un'intelligenza artificiale, okay, e però l'intelligenza artificiale si ribella e scaglia una bomba su Los Angeles. Vabbè, Terminator. No, babbo, non hai capito. Questa, mi sono spremuto il cervello, è un'idea originalissima, sei vecchio. Comunque, praticamente c'è questa guerra, okay, tra cyborg e umani, no? Uh-huh. E praticamente tra gli umani c'è chi combatte contro le intelligenze artificiali, okay, e chi le aiuta. Ah, quindi una sorta di guerra tra umani e cyborg. Esatto. Vabbè, Blade Runner. No, ma che Blade Runner? Te l'ho detto, è originalissima questa storia. Te l'ho detto, sei vecchio. Sono vecchio. Comunque. E poi alla fine c'è questa super mega astronave nemica a forma di V e con due stanghette così, non so se mi capite, e il protagonista la fa saltare in aria, spada bam, e ritorna sulla Terra e gli umani vincono la guerra. Vabbè, questo è Star Wars. Eh sì, è Star Wars. Vai alla sigla. Camera and motherfucking sound! Oggi parliamo di The Creator, diretto da Gareth Edwards, scritto dallo stesso Edwards insieme a Chris Weitz e prodotto dai 20th Century Studios, cioè la vecchia Fox, oggi di proprietà della Disney. Questo film è uscito nelle sale cinematografiche a metà tra la fine della stagione estiva e l'inizio della cosiddetta award season, cioè la stagione in cui escono tutti i filmoni che vogliono vincere l'Oscar, anzi che devono vincere l'Oscar. Di solito questa stagione di mezzo è caratterizzata dall'uscita di qualche film horror, vista la vicinanza con Halloween, e da parecchia noia. L'estate, lo sappiamo bene, senza il Barbenheimer sarebbe stato un buco nero pronto ad inghiottire Hollywood per sempre. Ma proprio verso la fine della stagione estiva si è iniziato a parlare poco, a dir la verità, neanche fosse un argomento top secret, dell'uscita di un nuovo film di fantascienza diretto da Gareth Edwards. Per chi non lo conoscesse, Gareth Edwards, nell'ambiente nerd fantascientifico, è una sorta di piccolo mito nerd, ovviamente. Edwards infatti esordisce nel 2010 con un film di cui all'epoca si fece un gran parlare. Il film si intitola Monsters ed è girato come un finto reportage di un giornalista accompagnato da una turista in cerca di avventure forti in un territorio tra il sud degli Stati Uniti e il nord del Messico, dove una forma di vita aliena ha proliferato cambiando l'ecosistema e creando appunto dei mostri. Il film ebbe un discreto successo ed è effettivamente un film molto godibile. Tra l'altro incassò più di 5 milioni di dollari worldwide a fronte di un budget di soli 500 mila dollari e fece guadagnare ad Edwards la fama di regista che con pochi mezzi riusciva comunque a fare della buona fantascienza. Edwards infatti ha girato Monsters con una troupe di sole 7 persone, occupandosi anche della fotografia e della post-produzione, quindi montaggio ed effetti speciali. Leggenda narra che proprio montaggio ed effetti speciali siano stati
realizzati con il Mac del regista a casa sua, ma ripeto, più una leggenda. Il cinema adora queste storie di film realizzati con poco che hanno un enorme successo. The Blair Witch Project ne è il capostipite, ma quasi sempre sono delle botte di culo. Nel senso, quasi sempre le menti dietro a questi film fatti con poco che hanno un grande successo, poi di solito non riescono a farsi una carriera a Hollywood. Non è il caso di Edwards, a cui viene messo in mano un franchise niente male, cioè Godzilla, film del 2014 che in teoria avrebbe dovuto lanciare il cosiddetto Monsterverse della Warner Brothers. Il Godzilla di Edwards non è un gran successo al botteghino, la critica che gli viene mossa è che ci sono troppi esseri umani e pochi mostri, ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, il film tecnicamente è realizzato in maniera eccelsa. E Edwards effettivamente mostra che cosa è in grado di fare con un high budget. Nel 2016 arriva L'occasione della vita, cioè un film griffato Star Wars. E non un film qualsiasi, bensì il primo episodio delle cosiddette Star Wars Stories, cioè film staccati dalla Skywalker saga, ma comunque facenti parte dello stesso universo. Nel 2016 infatti esce Rogue One, diretto da Gareth Edwards e con voce discretamente unanime definito come uno dei migliori film di Star Wars dell'era moderna. E devo ammettere che questa definizione mi trova abbastanza d'accordo. Rogue One è un grande film dedicato a Star Wars. C'è una guerra in corso, ci sono i ribelli, personaggi ambigui, non per forza paladini di giustizia e libertà, e poi c'è una delle battute più belle di tutta la saga che tra l'altro è stata usata nel trailer e non nel film. This is a rebellion, isn't it? I rebel. Anche in questo film il regista dà prova di saperci fare, di saperci fare anche parecchio, ma di nuovo non fa breccia nel grande pubblico. Questo perché i film di Edwards sono molto belli da vedere, tecnicamente realizzati in maniera ineccepibile, ma è come se gli mancasse sempre un po' il lato umano, non emozionano. Nei film di Edwards c'è sempre una sorta di solco tra il come e il cosa, cioè tra come viene realizzata la storia e che cosa in realtà racconta la storia. Nonostante abbia avuto tra le mani sempre storie sulla carta di un certo livello, Godzilla, Star Wars, Edwards è un regista che inciampa sulla sceneggiatura, spesso perde il filo e quindi perde forza narrativa. Il mondo nerd sci-fi era comunque in trepidante attesa di un nuovo film di Gareth Edwards che è arrivato ben 7 anni dopo ed è appunto The Creator. Come ho detto prima, il marketing di questo film è stato decisamente discreto. Si è basato su 2 concetti principali, cioè è un film di Gareth Edwards, dimostrando che stiamo parlando di un regista brand, ed è un film originale. Cosa vuol dire originale? Vuol dire che non è tratto da nessun romanzo, fumetto o graphic novel, non è un sequel, è un'idea appunto originale di Gareth Edwards. Un film marketizzato in questo modo crea delle aspettative abnormi e infatti sono andato al cinema con la bava alla bocca, vuoi perché mi piace quello che fa Gareth Edwards, vuoi perché sono affamato di storie originali. Ma andiamo nel dettaglio di cosa parla The Creator e vi avverto, ci saranno spoiler. Siamo in un futuro neanche troppo lontano, il 2065, e l'intelligenza artificiale è parte integrante della vita di tutti i giorni, in campo medico, scolastico, quando vai a fare la spesa e ovviamente in campo militare. L'AI in questo film è rappresentata come una vera e propria razza, al pari di quella umana. Alcuni esseri sono totalmente cyborg, altri sono con fattezze semi-umane, comunque entrambi senzienti. Come spesso accade nei film, l'intelligenza artificiale decide di sbarazzarsi di almeno una parte degli esseri umani sganciando una bomba atomica su Los Angeles. Gli Stati Uniti, che per una non ben precisata manovra di geopolitica rappresentano tutto l'Occidente, decidono di bandire per sempre l'intelligenza artificiale dai loro territori. Ma la cosiddetta Nuova Asia, che immagino per semplificazione ed emulazione rappresenti tutto l'Oriente, non accetta questo divieto di non utilizzare più l'intelligenza artificiale e anzi dà asilo a questa razza cyborg che di fatto nell'altra metà del mondo è considerata fuori legge. Ovviamente ci sono degli esseri umani chiamati ribelli che decidono di difendere questa razza cyborg, di combattere al loro fianco e di continuare
andare a programmare per una sorta di loro evoluzione. C'è una vera e propria guerra in corso tra l'Occidente, che rappresenta la cosiddetta umanità, e l'Oriente, che invece difende l'intelligenza artificiale. Al centro di questa guerra conosciamo il nostro protagonista, Joshua, interpretato da John David Washington, soldato americano sotto copertura nella Nuova Asia, con il compito di infiltrarsi tra i ribelli che combattono al fianco dei cyborg e individuare il misterioso Nirmata, una sorta di programmatore santone, guida spirituale dei ribelli che professa la liberazione totale dell'intelligenza artificiale dal giogo dell'essere umano, considerato ormai una razza superata. Joshua, mentre è sotto copertura, incontra Maya, interpretata da Gemma Chan, che diventa sua moglie e sta per partorire, sta per renderlo padre. Ma una notte l'esercito americano, con la sua temibile arma di distruzione di massa chiamata Nomad, sferra un attacco proprio nel villaggio dove vive il nostro protagonista con la moglie, facendo saltare la copertura del soldato, di fatto distruggendo tutto. Maya e la bambina che porta in grembo durante questo attacco muoiono, perdono la vita. 5 anni dopo Joshua è un uomo a pezzi, lavora nel cratere che una volta era stata a Los Angeles come, chiamiamolo, operaio di bonifica dei cyborg rimasti ancora attivi. I cyborg vengono tutti catturati, disattivati definitivamente e distrutti in delle enormi presse, ma Joshua viene avvicinato da dei rappresentanti dell'esercito americano che gli propongono una nuova missione: tornare nella Nuova Asia e scovare una nuova definitiva arma definitiva che il fantomatico Nirmata ha costruito apposta per vincere questa guerra. Joshua non ha nessuna intenzione di accettare, lui ha più di un conto in sospeso con l'esercito americano che di fatto gli ha ucciso la moglie e la figlia, ma per convincere il soldato a tornare in quei territori che conosce come le sue tasche, gli mostrano un video dove vediamo che sua moglie Maya è ancora viva. Joshua, armato di speranza di ritrovare appunto la sua amata, accetta la missione e parte per la Nuova Asia. Ora, siamo solo all'inizio del film e io qui ero già saltato sulla poltrona. Senza andare troppo nel futuro, rimaniamo ad oggi: con una semplice app, con lo smartphone, è possibile falsificare qualsiasi tipo di video, è possibile attaccare la faccia di chiunque sul corpo di chiunque. E tu, film di fantascienza ambientato nel 2065, mi stai dicendo che questo soldato, mezzo cyborg anche lui, perché ha una gamba e un braccio robotico, cioè uno che ha visto l'intelligenza artificiale distruggere Los Angeles con una bomba atomica, non si pone minimamente il problema se quel video dove si vede sua moglie ancora viva sia real o fake? Va bene l'essere accecati dalla speranza di ritrovarla, ma così mi sembra un pochino esagerato. Comunque, Joshua arriva nella Nuova Asia insieme a dei militari presi pari pari da Aliens, Avatar e da qualsiasi altro film di pseudo fantascienza con una guerra in mezzo, e trova questa definitiva arma definitiva, che è un cyborg con le fattezze di una bambina. Quasi tutta la sua squadra viene sterminata dai cyborg e dai ribelli, quindi Joshua decide di prendere la bambina e di portarla a un suo vecchio contatto nella Nuova Asia, cioè Drew, interpretato da Sturgill Simpson, che vive in una grande città davvero troppo simile a quella di Blade Runner e che lavora in una fabbrica pseudo clandestina di cyborg. Allora, devo ammettere che questo setting nella fabbrica è veramente ben realizzato, ma proprio in questa location c'è un'altra scena che mi ha fatto capire di essere di fronte a un non film, cioè ad una produzione dove il come è troppo più importante del cosa. In questa scena, infatti, Drew analizza la bambina, interpretata benissimo da Madeleine Yuna Voiles, e dice a Joshua di non aver mai visto una simile tecnologia in vita sua. Per poi, nella stessa scena, letteralmente pochi secondi dopo, dire che questa bambina cyborg ha il potere di controllare da remoto tutte le fonti di energia. Può accendere e spegnere qualsiasi cosa funzioni grazie ad un computer anche a chi di distanza. È come se io, parlando di questa tazza, nella stessa conversazione dicessi: è la prima volta che la vedo in vita mia, ma serve a bere il caffè. Come fai a saperlo? Hai appena detto di non aver mai visto una tecnologia simile in vita tua. Cosa stai facendo? Stai tirando a indovinare? Siamo di fronte nemmeno allo spiegone, peggio, siamo di fronte allo spieghino, cioè informazioni chiave per il film che ti vengono sparate così a caso.
perché tanto il come è più importante del cosa, e ce ne sono altri di momenti così. Quanti ce ne sono? Comunque, questa bambina che Joshua chiama Alfie, perché il suo codice originale è Alpha One, di base è stata creata da Nirmata per spegnere Nomad, che è questa base militare distruggi tutto che sorvola la Nuova Asia bombardando cyborg e ribelli. Quindi questo film mi sta dicendo che l'esercito americano, quindi tutto l'Occidente, ha solo un'astronave per combattere questa guerra? Nel senso, una volta distrutta Nomad, basta, la guerra è finita? Dove l'ho già sentita questa storia? Ma a Joshua, sinceramente, le sorti della guerra interessano poco. A lui interessa solo ritrovare sua moglie Maya, quella che ha visto nell'attendibilissimo video mostratogli da quelle brave persone che fanno parte dell'esercito più fascista e sanguinario del globo. La bambina Alfie dice di sapere dove si trova Maya, e quindi Joshua e la bambina iniziano un lungo viaggio verso un villaggio sperduto sulle montagne, dove dovrebbe appunto trovarsi Maya e anche il fantomatico Nirmata. Durante questo viaggio ci sono altri tre spieghini che mi hanno fatto letteralmente cascare le braccia. Non perché siano spieghini in sé, ma perché potevano essere delle chiavi narrative di una potenza pazzesca. Se questo film fosse rimasto attaccato a queste rivelazioni, che invece vengono gettate lì come colpi di tosse, sarebbe letteralmente decollato. Spieghino numero 1. La bomba atomica su Los Angeles non è stato un efferato attacco dell'intelligenza artificiale, ma è stato un errore umano. Ovviamente l'umano non ha voluto questa responsabilità e si è inventato questa guerra per lavarsi la coscienza. L'AI da parte sua combatte perché è innocente. Wow, questo cambia tutto il film. Attraverso il nostro protagonista, soldato americano programmato per odiare l'AI che gli ha distrutto Los Angeles, capiamo che invece quella umana la razza sbagliata. Ci alleiamo con i cyborg un po' alla balla coi lupi e decidiamo di combattere una guerra giusta. Invece no, questa informazione dell'errore umano non provoca nessun cambiamento né nel personaggio né nel film né in niente. Così, puff. Spieghino numero 2. Maya, la moglie di Joshua, è Nirmata. Doppio wow, rivelazione che porta delle cose a niente, non porta a niente, rivelazione fatta da Drew poco prima di morire e che non porta da nessuna parte, niente, zero. Spieghino numero 3. Maya ha creato Alfie modellandola sul feto che portava in grembo. Quindi di fatto Alfie è una proiezione della figlia di Joshua. Beh, triplo wow! Quindi adesso tra i due si svilupperà un rapporto padre-figlia e lui farà di tutto per salvarla e anche per vincere questa guerra e dimostrare a tutto il mondo che non è stata l'AI a distruggere Los Angeles, ma no, neanche questo, non succede niente di tutto questo. Nella sceneggiatura di questo film ci sono temi potentissimi che però vengono sacrificati al canone, al genere, al fine a se stesso. Scopriamo tra l'altro che Maya non è né morta né viva, è in coma, e Joshua decide di staccare la spina, così, senza motivare più di tanto, per creare una scena emozionante. Nel terzo atto del film poi succedono cose incredibili. L'esercito americano riesce a catturare Alfie, ma non riesce a disattivarla perché lei spegne qualsiasi marchingegno che l'esercito utilizza per cercare di distruggerla. Cioè non esiste più la dinamite nel 2065? Mi state dicendo che non esiste un metodo non elettronico per distruggere un cyborg? Vabbè, è comunque, secondo loro, la grande soluzione a questo problema. Qual è? Farla disattivare da Joshua, perché lei si fida di lui. Eh già, infatti Joshua rapisce la bambina, la porta su Nomad, lei fa quello che deve fare, cioè la definitiva arma definitiva, disattiva Nomad che precipita nel mondo in mille pezzi. Joshua si sacrifica perché sì, e la guerra finisce, sempre perché l'intero Occidente aveva una sola astronave. The Creator di Gareth Edwards per me è un no. Ero addirittura indeciso se parlarne o meno, per poi convincermi a fare questo episodio proprio perché stimolato da questo concetto di originale. Una buona fetta di critica sta difendendo questo film solo perché appunto originale, e qui
si apre un dibattito bello grosso su quando andrebbe utilizzato questo termine. Originale non è un genere, cioè non è che solo perché un film non è tratto da un fumetto o da un romanzo allora è originale. Certo, è una dicitura tecnica, però addirittura basare il marketing e la critica su questo mi sembra veramente di difendere un panda. In The Creator ci sono tracce evidenti di Terminator, Blade Runner, The Last of Us, District 9, Avatar, Star Wars, chi più ne ha più ne metta. Non c'è niente di originale in questo film, tranne forse la volontà di avere un potenziale narrativo impressionante e di lanciarlo alle ortiche solo per difendere il canone. Il canone dell'estetica, della battaglia finale a tutti i costi e della risoluzione banale. Che film sarebbe stato questo Creator se solo si fosse ascoltato di più? Ma già dall'inizio è tutto sbagliato. Per esempio, il fatto che Joshua perda moglie e figlia per colpa dello stesso esercito per cui è sotto copertura è un immenso errore di sceneggiatura. Per niente al mondo un personaggio sarebbe tornato a lavorare per quell'esercito, tantomeno dopo aver visto un video che anche mio nonno avrebbe bollato come fake. Sarebbe stato molto più efficace se Maya, cioè Nirmata, avesse inscenato la sua morte semplicemente perché aveva scoperto che suo marito era un soldato americano sotto copertura e che Joshua, rimasto membro attivo dell'esercito, considerasse proprio Nirmata il primo responsabile della morte di sua moglie e di sua figlia. Da qui in poi, con tutte le rivelazioni che questo film invece butta via come l'indifferenziata, questo film si sarebbe scritto da solo, sublimando un finale non di guerra ma di creazione, con Alfie come simbolo di un nuovo step dell'evoluzione. Peccato, occasione mancata, soprattutto in questo momento storico in cui gli sceneggiatori devono davvero vedersela con l'intelligenza artificiale. Ci vuole molto di più, ci vuole molta più originalità per convincere l'industria che l'AI nel cinema o comunque nella scrittura, nella creatività in generale, non serve. Realizzare bene, anche perché alla fotografia hai Greg Fraser che è un mostro, un film che è una cozzaglia di fantascienza pop vista e rivista altre mille volte, non è assolutamente un bello spot per l'intelligenza non artificiale, cioè la nostra, quella umana. The Creator di Gareth Edwards è un film che non vi consiglio particolarmente, dovrebbe essere ancora al cinema, ma comunque essendo di proprietà della Disney penso che a breve verrà messo su Disney Plus, anche perché non è un film che sta sbancando al box office. È un film, per carità, bello da vedere, ma nei contenuti è un continuo déjà vu di cose viste, riviste e anche abbastanza banalotte. Ma adesso ci abbiniamo una birra originalissima. Questo concetto del prodotto originale, del come viene realizzato cosa, del come ti viene confezionato, di come ti viene venduto e di cosa poi c'è effettivamente all'interno di quel contenitore, che sia un film o un qualsiasi altro prodotto, è un concetto estremamente associabile al mondo anche della birra artigianale. Noi professionisti del settore craft ci confrontiamo tutti i giorni con una concorrenza mostruosa, cioè le birre commerciali, le birre da supermercato, chiamiamole così. Loro hanno i mezzi economici, hanno una grande potenza di marketing. Per noi invece l'unico vero grande biglietto da visita che abbiamo è la qualità che mettiamo nel bicchiere. Cioè noi garantiamo che quello che bevete è fatto bene. Evidentemente non basta, altrimenti la birra artigianale sarebbe la più venduta sul mercato, invece non è assolutamente così. La grande massa, il grande pubblico continua a premiare prodotti qualitativamente molto scarsi, quindi privi di contenuto, ma che vengono realizzati e pubblicizzati nel modo più roboante. Detto questo, ho deciso di abbinare a The Creator una birra il cui nome mi fa molto divertire e che è molto vicino al modo in cui noi birrifici artigianali lavoriamo, cioè cercando la qualità di base sempre, ma anche di stupire, di creare quella cosa più originale
degli altri che faccia dire al bevitore: ok, voglio provare questa perché effettivamente non l'ho mai provata. E questa birra è di un birrificio di Varese che si chiama 5050 e si chiama How Much Hop Is Too Much Hops, cioè quanto luppolo è troppo luppolo, ed è una DDH IPA. DDH vuol dire Double Dry Hopped, quindi una quantità di luppolo doppia rispetto al normale, ed è assolutamente una birra nata per stupire già dal nome, perché noi birrifici a volte tendiamo a esagerare anche con gli esperimenti, e quindi anche questo birrificio si è chiesto: quanto luppolo è troppo luppolo? Poi il naso lo sento già da qui, già a questa distanza, sono a una ventina di centimetri di distanza dal bicchiere, sento davvero un profumo di ananas, di agrume pazzesco. La birra si presenta leggermente hazy, quindi leggermente velata, come dichiarato tra l'altro in etichetta. La schiuma è fantastica, è persistente, come ho già detto il naso è un'esplosione di esperienze tropicali. Adesso ce l'assaggiamo. La birra è fantastica, la luppolatura è estremamente presente ma non lascia un amaro astringente, sembra veramente di mordere il frutto tropicale, la parte verde, quella più vicina alla buccia. La birra fantastica, straconsigliata. Quindi The Creator di Gareth Edwards, film ma abbastanza dimenticabile, abbinato alla How Much Hops Is Too Much Hops del birrificio 5050 di Varese. Questa birra invece è straconsigliata, e dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.